Al-Qaeda sulla striscia di Gaza, 17 morti nei bombardamenti su Derbala. Domani al Cairo riprendono i negoziati per il cessate il fuoco ed il rilascio degli ostaggi. Il presidente Biden ci crede ancora nella tregua e promette aiuti a Gaza. Saranno paracadutati, ha aggiunto. Quello che da giorni hanno cominciato a fare Egitto, Francia, Emirati Arabi e Giordania. È stato proprio Re Abdallah a salire sui cargo per lanciare casse cariche di generi di prima necessità. Intanto l'Unione Europea ha sbloccato gli aiuti per UNRWA, l'agenzia per i rifugiati palestinesi a cui erano stati congelati i fondi in attesa dei risultati dell'indagine sui suoi dipendenti, accusati di aver partecipato in qualche forma all'attacco di Hamas del 7 ottobre. Dei 12 sotto inchiesta, solo 2 di loro hanno prove a carico per ora. Così, essendo l'UNRWA l'unica organizzazione in grado di distribuire aiuti a Gaza, è arrivata la decisione di Bruxelles di ridarle la possibilità di operare. Prosegue intanto il rimpallo di responsabilità sulla strage di 2 giorni fa, 115 morti e oltre 700 feriti. Secondo i medici che operano negli ospedali, l'80% delle persone ricoverate è stato colpito da armi da fuoco, dato che contraddice le spiegazioni fornite dall'esercito israeliano. La maggior parte delle vittime, ha detto il portavoce dell'IDF, è dovuta alla calca. Comunque siano andate le cose, è diventato inaccettabile che oltre 2 milioni di persone stiano morendo di fame. Quindi tutti chiedono un cessate il fuoco immediato per portare aiuti agli sfollati palestinesi e anche per liberare gli ostaggi israeliani ancora nelle mani di Hamas. Riprenderanno domani al Cairo i negoziati per un cessate il fuoco a Gaza. La notizia giunta in mattinata da fonti egiziane citate dall'emittente Al-Arabiya, se confermata, rappresenterebbe uno spiraglio importante dopo un irrigidimento delle posizioni da una parte e dall'altra, e con Israele che anche questa mattina non ha fermato l'offensiva provocando almeno 17 morti in 2 azioni distinte. Hamas continua ad accusare Tel Aviv della strage di giovedì nel nord della striscia, quando 115 persone sono morte ed altre 700 sono rimaste ferite nel caos scoppiato durante una distribuzione di aiuti umanitari organizzata da privati, dopo che dal 24 febbraio l'ONU ha sospeso tale attività proprio perché non poteva garantire l'incolumità dei suoi operatori e della popolazione civile che, avverte l'OMS, deve fronteggiare una carestia incombente. L'esercito israeliano nega tale responsabilità, ma secondo diversi medici e una delegazione delle Nazioni Unite in visita all'ospedale Al-Haifa, gran parte dei pazienti trasportati negli ospedali riportava ferite da armi da fuoco. Anche l'Unione Europea chiede un'indagine indipendente su quanto accaduto, iniziativa supportata da molte capitali. Per questo Hamas ha minacciato di congelare le trattative mediate al Cairo da Egitto, Qatar e Stati Uniti per un cessato il fuoco che dovrebbe iniziare prima del Ramadan e ha annunciato contestualmente la morte di altri 7 ostaggi, vittime secondo il braccio armato palestinese dei raid israeliani sulla striscia. Se confermato, salirebbe così a 70 il totale degli ostaggi dichiarati morti su 134, e per portare avanti i negoziati Israele ora chiede un elenco preciso con prove certe degli ostaggi ancora in vita. Per loro i familiari manifestano da mesi in Israele ed oggi giungerà a Gerusalemme una marcia partita da Reim, dove il 7 ottobre si è consumata la strage dei ragazzi al festival musicale. Vogliono che Netanyahu faccia di più per la loro liberazione. Joe Biden, che ha annunciato un'operazione umanitaria con il lancio dagli aerei di aiuti sulla striscia, lasciando ieri la Casa Bianca diretto a Camp David, ha dichiarato che nonostante tutti gli sforzi non c'è ancora un accordo né per un cessate il fuoco né per il rilascio degli ostaggi nelle mani di Hamas. Intanto il Ministero della Sanità di Gaza ha aggiornato il numero delle vittime dall'inizio della guerra ad oltre 30.000, 90 nelle ultime 24 ore. È di 17 morti e alcune decine di feriti il bilancio di nuovi raid aerei israeliani su abitazioni civili a Deir Bala e su una casa nel campo profughi di Jabalia, rispettivamente nel centro e nel nord della striscia di Gaza. Almeno secondo l'agenzia di stampa WAFA, che riferisce anche il totale delle vittime, oltre 30.200, e dei feriti, almeno 71.300, nell'enclave palestinese dall'attacco di Hamas su Israele del 7 ottobre scorso. Resta aperta intanto la questione delle responsabilità della strage di 2 giorni fa, che durante la consegna di aiuti umanitari a Gaza ha ucciso 115 palestinesi e ne ha feriti almeno 760. Per gli Stati Uniti, che durante il Consiglio di sicurezza hanno posto il veto sulla dichiarazione di condanna di Israele, fa
fatti ancora da chiarire. Per lo Stato ebraico, uno sfortunato incidente provocato dall'assalto ai camion e da spari in aria per disperdere la folla. Ma i medici dei pochi ospedali ancora operativi a Gaza testimoniano di persone uccise da colpi di arma da fuoco e di lesioni da spari anche sull'80% dei feriti. L'Europa chiede un'indagine indipendente. Dopo che Hamas ha annunciato la morte di altri 7 ostaggi in un bombardamento dell'esercito israeliano, le trattative per liberare gli altri ancora in vita si interrompono, riaccendendo le proteste dei familiari. Joe Biden però insiste sul cessate il fuoco nella striscia di Gaza entro il Ramadan, annunciando la partecipazione degli Stati Uniti ad una grande operazione di aiuti nell'enclave palestinese. Continua il rimpallo di accuse per la strage di civili in attesa di aiuti. Gli Stati Uniti hanno bloccato l'esame di una risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite che incolpa Israele per le dozzine di morti avvenute giovedì durante la consegna di assistenza umanitaria nel nord di Gaza, mentre i leader mondiali hanno intensificato le loro richieste per un cessate il fuoco. Nelle prossime settimane gli Stati Uniti forniranno aiuti umanitari a Gaza tramite lanci aerei ed eventualmente un corridoio marittimo, ha annunciato la Casa Bianca, mentre il presidente Joe Biden ha detto di sperare ancora in un accordo per il cessate il fuoco tra Israele ed Hamas prima del 10 marzo, giorno in cui inizierà il Ramadan. Dal canto suo l'Unione Europea, che ha stanziato 270 milioni per la Palestina, tra i quali 50 per l'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi, preme su Tel Aviv per il rilascio degli ostaggi e scende in campo chiedendo un'indagine indipendente dopo le versioni contrastanti di Hamas e di Israele per la strage di Gaza, in cui sono morte 115 persone in fila per gli aiuti ed oltre 700 sono rimaste ferite. Testimoni continuano a riferire che le truppe israeliane hanno aperto il fuoco mentre una folla enorme correva per prelevare merce da un convoglio umanitario. Il direttore dell'ospedale di Jabalia, dove molti feriti sono stati trasportati dopo la strage, ha affermato che l'80% delle persone portate nella struttura sanitaria presentavano ferite d'arma da fuoco. Questo quanto ha riferito l'emittente araba Al Jazeera. Altri feriti invece mostravano segni dovuti ad una fuga precipitosa. Al momento però non sono state fornite informazioni sulle cause della morte delle vittime dell'accaduto, perché i loro corpi sono stati trasportati in altri ospedali. Intanto Hamas ha annunciato la morte di altri 7 ostaggi durante i raid israeliani, mentre stanotte 17 palestinesi sono morti ed altre decine rimasti feriti durante bombardamenti nel centro e nel nord della striscia di Gaza, a Deir al-Bala e Jabalia. Non si fermano i bombardamenti israeliani nel centro e nel nord della striscia di Gaza contro postazioni militari di Hamas. Almeno 17 le vittime a Deir al-Bala e a Jabalia, oltre 90 i morti nelle ultime 24 ore, tra i quali molti civili. Negli ultimi bombardamenti, afferma Hamas, sarebbero rimasti uccisi anche 7 ostaggi israeliani e ha diffuso il video di alcuni di loro. Mentre il nord della striscia di Gaza è nel caos e si aggrava l'emergenza umanitaria per la carenza di cibo e acqua, cresce l'indignazione della comunità internazionale per la strage avvenuta giovedì scorso durante l'assalto della folla ai camion di aiuti, oltre 100 i morti. Qui a Gaza si muore solo per avere un sacco di farina, dice questo ragazzo. L'Unione Europea chiede un'indagine indipendente. Hamas accusa Israele di avere sparato sulla folla. Per Israele, invece, la maggior parte delle vittime è stata dovuta alla calca e ai camion che hanno schiacciato le persone. Alcuni osservatori dell'ONU che hanno visitato l'ospedale Al-Shifa hanno detto che molte lesioni sono state provocate da armi da fuoco, la stessa natura delle ferite riscontrate dal direttore dell'ospedale di Jabalia. Al Cairo, intanto, riprenderanno domani le trattative per la liberazione degli ostaggi e per arrivare ad una tregua. Israele, secondo fonti egiziane, sarebbe disposto ad un cessate il fuoco per il mese islamico del Ramadan. A 5 mesi dall'inizio della guerra non si fermano i combattimenti sulla striscia di Gaza. Almeno 17 le vittime degli ultimi bombardamenti israeliani nel centro e nel nord della striscia, contro postazioni di Hamas, a Deir al-Bala e a Jabalia. Oltre 90 i morti nelle ultime 24 ore, tra i quali molti civili. Negli ultimi bombardamenti, afferma Hamas, sarebbero rimasti uccisi anche 7 ostaggi israeliani e ha diffuso il video di alcuni di loro. Mentre il nord della striscia di Gaza oramai è nel caos, cresce l'indignazione della comunità internazionale per la strage avvenuta giovedì scorso durante l'assalto della folla ai camion di aiuti, oltre 100 i morti. L'Unione Europea chiede un'indagine indipendente.
Hamas accusa Israele di avere sparato sulla folla. Per Israele invece la maggior parte delle vittime è stata dovuta alla calca e ai camion che hanno schiacciato le persone. Alcuni osservatori dell'ONU che hanno visitato l'ospedale al-Shifa hanno riferito che molte lesioni sarebbero state provocate da armi da fuoco, la stessa natura delle ferite riscontrate dal direttore dell'ospedale di Jabalia. Al Cairo intanto riprenderanno domani le trattative per la liberazione degli ostaggi e per arrivare ad una tregua. Israele, secondo fonti egiziane, sarebbe disposto ad un cessate il fuoco per il mese islamico del Ramadan. Sono le 20:41 del 14 febbraio. In questa palazzina, in un raid israeliano, rimane uccisa una famiglia di 7 persone. L'IDF voleva colpire 2 combattenti di Hezbollah. Siamo a Nabatieh, nel sud del Libano. IDM, Haida Baye. Baye, papà. Mamma, papà. Erti Zrir, Erti Kaman. Ebna. Ebna. Il nipote. Yeah. Nipotino. Bent Amte. Un'altra sorella. O Amte. E la nonna. Idol Killon Bahon. Quello. Tutta la famiglia. Entriamo nell'edificio distrutto per vedere quello che è accaduto, per capirlo meglio. Tele, Darabhon, Nazilla Taht. Questo è quello che resta di uno dei 4 razzi che sono arrivati su questa casa, e ci spiega che sono arrivati da là. Questo è arrivato da là ed ha sfondato completamente il pavimento. Guardate. E questa mattina le forze israeliane hanno colpito con un drone un'auto che viaggiava lungo la costa del Libano. Un'operazione mirata per uccidere 3 miliziani vicini.